Ben ritrovati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Torchio che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ricordiamo, anche se lo sapete benissimo, medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, studioso di medicine naturali, omeopata, ma soprattutto nutrizionista esperto. Dottor Torchio, con lei abbiamo iniziato un ciclo sulle farine. Oggi vorrei parlare delle farine di legumi, che sono un'ottima alternativa per chi... Appunto si avvicina ad una dieta vegetariana o addirittura vegana e parlerei nello specifico dei ce, della farina di soia, fave, dei lupini e di ceci. Benissimo, hai detto molto giustamente che le farine di legumi sono molto interessanti perché sono ricche di proteine, di fibre, certo. di fibre e soprattutto sono un'ottima alternativa al frumento, quindi alla farina doppio zero vanno bene per i diabetici, per le um, diete dimagranti e possono anche essere miscelate con i cereali di cui abbiamo parlato integrali per avere delle farine a basso impatto di calorie, molto nutritive, molto ricche di proteine. Allora parlando della soia, la soia se non è transgenica, se è di buona qualità è un prodotto ultrasalutare, non ha colesterolo, ha tantissime proteine e soprattutto proteine complete come quelle della carne, poi eh, è ricca di sali minerali e anche di eh, sostanze come i fitoestrogeni che possono aiutare la donna sia nella dismenorrea sia nella menopausa. Eh, quindi ha un bassissimo indice glicemico e eh, se noi eh, utilizziamo la farina di soia o anche solo la soia naturale con le verdure. Eh, non mangiamo pane, pasta, patate, cioè carboidrati, dimagriamo sicuramente in salute, ma attenzione alla qualità e alla fonte della soia. Non ha glutine. Anche perché c'è tanto OGM, ne fanno tanto? Tantissimo OGM, mm. certamente. Quindi questo è il problema un po' della soia. Allora, un altro prodotto ottimo per i diabetici altamente proteici è la farina delle fave. Le fave che magari io direi questi legumi se sono in farina è meglio, se sono invece interi devono essere un po' pelati perché... Eh, la perché pelle... la buccia è quella che causa un po' di gas intestinali, esatto, gonfiori, però fanno tanto dimagrire le fave perché sono molto... Certamente, proprio poco, sono poco altamente, poco altamente proteiche, aumentano il senso di sazietà, migliorano il transito intestinale, quindi per tutti coloro che hanno un intestino pigro, l'unica cosa, eh, le fave hanno un particolare tipo di sostanza all'interno che su alcune persone può creare disturbi gastroenterici oppure microemorragie che è il ben conosciuto favismo, Sono, okay. questa è una malattia genetica fortunatamente rara ma comunque bisogna tenerne conto poi parliamo dei lupini, i lupini che abbassano il colesterolo, ricchissimi proteine una farina di lupini può avere fino al 36% di proteine contro un 5% di proteine di una farina di grano tenero. I lupini quindi sono fantastici anche da integrare con un cucchiaino in uno yogurt di soia per esempio o integrare in un minestrone per dare una certa consistenza proteica senza aumentare troppo le calorie. E fantastici sono anche i ceci, i ceci che ovviamente conosciuti la farina di ceci e la farinata. La farinata può essere solo rovinata dall'eccessivo calore da un utilizzo di un olio molto esatto. scadente, ma la farina di ceci è fantastica per la presenza di tante proteine, di sali minerali. Va molto bene per chi ha diabete e colesterolo, ha effetti antiossidanti ha tante proteine e quindi è utile proprio nella, nella dieta. Ovviamente tutte queste farine di legumi di cui abbiamo parlato, di cui stiamo parlando, sono tutte ovviamente senza glutine, quindi super indicate per tutti coloro che hanno l'intolleranza al glutine. Io prima ho detto che va bene per chi si sta avvicinando ad una dieta vegetariana, vegana, ma dottor Torchio, vanno bene anche per chi invece soffre di gotta? Allora, in alcuni casi eh, possono contenere purine e possono diciamo, peggiorare la situazione. Però... Eh, direi che in questo caso, e qui noi abbiamo parlato appunto dei ceci, abbiamo parlato della soia, eh, non ci sono dei grossi problemi. Eh, quindi io direi, soprattutto se addizionate le altre farine, sono proprio l'ideale, anche in un minestrone per il chilo di proteine, dargli un pochettino più di consistenza e non mettere la pasta che fa ingrassare. Grazie, dottor Torchio, per i suoi meravigliosi consigli. A casa ricordo che se volete appunto rivedere una delle nostre oltre 400 puntate, basta andare su YouTube digitare consigli dottor Torchio, anche solo Luigi Torchio, più il nome della patologia e dell'argomento al quale siete interessati. Da noi è tutti e vi auguriamo un buon proseguimento di visione.